Care amiche e cari amici di Vera Mattina, ben ritrovati. Ora ci occupiamo di un tema delicato, poco come dire, affrontato anche nel corso delle varie trasmissioni televisive, per via probabilmente anche del senso di pudore, di vergogna che possono provare le coppie che si trovano spiazzate dinanzi ad una diagnosi di infertilità. Parliamo proprio di questo anche in riferimento all'aumento delle richieste per ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, dei percorsi che possono aiutare proprio grazie ai progressi fatti dalla scienza e dalla medicina a coronare il sogno di avere un figlio, ma sono anche percorsi molto difficili, tortuosi, che possono provocare ovviamente anche sofferenza. E allora che accade? Che spesso ci si chiude in se stessi, si parla poco, mentre noi oggi vogliamo affrontare questo tema, lo vogliamo fare col sorriso, lo vogliamo fare con i dati, ma soprattutto attraverso l'informazione, partendo da quelle che sono le storie di tutti i giorni, come quella di Enza Perna, che è in collegamento con noi, e vado subito a salutare, a cui le do un caloroso benvenuto. Ciao Enza, buongiorno. Ciao Stefania, grazie per l'invito. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie a te. Allora, innanzitutto vorrei darti spazio per raccontarci brevemente la tua esperienza, la vostra esperienza come famiglia. Quando è iniziato tutto questo percorso? Allora, noi ci siamo sposati e in realtà pensavamo che avere un figlio fosse molto più semplice, perché nel momento in cui abbiamo deciso di sposarci, viaggio di nozze, acquisto di casa e quant'altro, abbiamo un po' lasciato indietro la possibilità di avere e quindi di allargare la famiglia, ma perché, come ripeto, pensavamo fosse una cosa semplice, come alla fine credo che pensino la maggior parte delle persone. In realtà un annetto dopo il matrimonio, quindi circa 7 anni fa, quando abbiamo iniziato a cercare questa gravidanza, la gravidanza non arrivava. Inizialmente, siccome io per lavoro viaggio molto, avevamo dato un po' la colpa al fatto che spesso ero fuori nei giorni giusti, quindi diciamo che non ci avevamo dato neanche troppo peso e ce la siamo presi molto alla leggera, dicendo: guarda, perfetto, quando capiterà arriverà, noi siamo qua che l'aspettiamo. Dopo in realtà un anno di tentativi, io a un certo punto ho sentito che qualcosa non andava, ho percepito che forse c'era qualcosina su cui indagare. Così mi sono rivolta a un primissimo ginecologo, che è la persona che mi seguiva in quel momento, che mi ha dato da fare alcuni esami, quindi ho iniziato così un po' l'iter nascosto di quello che è stata poi una ricerca di gravidanza un po' difficile. Da lì, senza annoiare il pubblico, siamo passati per una serie di situazioni, quindi cambiando anche medico, rapporti mirati, abbiamo provato una tecnica di, cioè tre volte la tecnica di primo livello, avendo sempre negativi, fino a poi arrivare nel 2020, finiti i soldi fondamentalmente, perché queste cose costano anche tanto in privato, e anche lì il fatto di non parlarne, il fatto che è un tabù, il fatto che non sai che tante persone intorno a te hanno difficoltà di concepimento, ti porta a non parlarne. Di conseguenza, che fai? Ti affidi al privato, senza sapere che magari ci sono strutture pubbliche che offrono lo stesso servizio. Così nel 2020 io mi metto in lista in un ospedale di Roma nel pubblico. La lista allora post-Covid era circa 15-18 mesi, e nel frattempo scopro che ho la possibilità di andare in un privato convenzionato, dove in quel momento, diciamo, la lista è quasi nulla. Quindi novembre 2020 inizio la tecnica di secondo livello, che diciamo rispetto alla prima è un po' più invasiva, però ecco, io non essendo un medico non voglio entrare nel merito della spiegazione della tecnica stessa, ma è una ICSI, quindi si preleva dalla donna l'ovocita, si preleva dall'uomo, cioè l'uomo rilascia gli spermatozoi, i due elementi vengono uniti in laboratorio dall'embriologa e si aspetta che praticamente nasca la vita, e quindi l'embrione si formi e passi allo stadio di blastocisti e successivamente viene trasferito. Quindi io ho fatto questa tecnica, che è quella di secondo livello, è un'operazione ambulatoriale, si fa con sedazione leggera, qualcuno la fa anche con sedazione un po' più profonda, però tendenzialmente è una cosa che si fa in the hospital, però comunque diciamo che non è completamente
non invasiva, ecco, non è una visita ginecologica, è una cosa un po' più approfondita. E lì riesco a rimanere incinta del mio primo figlio, quindi ad agosto 2021 partorisco Manfredi, che adesso ha 2 anni e mezzo. Quindi diciamo che nel mio caso la mia storia di infertilità è vero che ha avuto un iter un po' lungo, un po' tortuoso nella parte iniziale, e io dico sempre forse perché siamo stati un po' sciocchi noi, non abbiamo preso le giuste informazioni, non avevamo il giusto ventaglio di informazioni dal quale attingere dove poter andare, da chi poter andare, quali esami fare. Quindi abbiamo perso del tempo proprio stando dietro a questo velo trasparente perché avevamo paura di esporci e quindi di raccontare e di chiedere agli altri eventualmente della nostra esperienza. Cosa più semplice invece è stata con il secondo percorso di gravidanza. Io attualmente sono nuovamente incinta, anche questo avuto tramite la PMA. Diciamo è stato un po' più semplice perché a parte la pagina, quindi la community che ho creato di Cominciamo 123 e successivamente l'associazione mi ha permesso di rivolgermi sicuramente più facilmente a medici esperti che mi hanno poi indirizzato in modo corretto sul percorso da fare Senti, anche per la seconda gravidanza. Enza, tra poco infatti Tra parleremo della poco tua infatti pagina e parleremo della tua pagina e dell'associazione. dell'associazione. State svolgendo un gran lavoro sul fronte della comunicazione. Però ecco, vorrei restare un attimino sul percorso, il tuo che ci hai appena raccontato, ma cercando anche un po' di generalizzare, perché sembra un gioco da ragazzi, no? Cioè, nel senso, quando ci si approccia a questi percorsi, magari si fa l'errore di pensare che ecco, faccio questo, faccio quello, poi vado avanti e rimango incinta. Ma sappiamo bene quanto può essere difficile, e anche se poi tutto va a buon fine, diciamo che l'aspetto psicologico, oltre a quello fisico, è abbastanza, no, pesante. Tant'è che uno dei vostri motti è proprio non sei sola, perché ci si sente molto spesso incamerati, no, rispetto al mondo esterno, e si vivono tante emozioni, e tu lo sai bene. I tuoi momenti più difficili, quali sono stati, per esempio, se li vuoi condividere con noi? Altrimenti, anche parlando in generale, possiamo commentare questo aspetto. In realtà, come dicevi all'inizio, io ho questa pagina Instagram aperta perché in realtà quando ho iniziato il percorso mi sentivo totalmente sola, come ho detto poc'anzi, non sapevo con chi parlare, non sapevo con chi confrontarmi e di conseguenza mi sono sentita sola. Quando poi ho deciso di aprirmi, perché poi sono rimasta incinta, dalle primissime settimane a 5 settimane mi è stato diagnosticato un distacco e quindi poi sono stata obbligata a letto per una minaccia d'aborto. A quel punto mi sono detta: ma com'è? Mi sono fatta tutto questo percorso, alla fine sono rimasta incinta e rischio anche di perdere il bambino. Perché? Perché anche lì l'informazione è un po' non è molto chiara, cioè non arriva spesso così come deve essere, quindi la donna poi si trova ad affrontare step by step senza sapere effettivamente la tappa finale quale sarà. Sicuramente per me, allora intanto la parte più dura è stata la diagnosi di infertilità, perché a differenza di tutta la prima parte del percorso, che io in realtà non ero ancora in un percorso di procreazione medicalmente assistita, e io ero fondamentalmente una donna, noi eravamo una coppia con tutte le carte in regola, cioè 2 ragazzi di 31-32 anni più o meno quando abbiamo iniziato, con uno stato di salute buono, viaggiavamo, mangiavamo bene, facevamo attività sportiva, quindi in realtà agli occhi dei medici e sulle carte non avevamo alcun problema. Già aver avuto dei fallimenti strada facendo, perché poi c'è stata anche una biochimica, quindi diciamo che abbiamo in qualche modo superato quelli che noi appunto anche sulla community spesso chiamiamo fallimenti, anzi spessissimo è la parola che utilizziamo di più tra noi ragazze, è proprio perché lo stesso fallimento è quel momento in cui tu ti devi fermare e renderti conto che qualcosa non è andata
come speravi che andasse, e quindi poi cadere e rialzarsi per rimettersi in marcia, per rimettersi in moto e continuare a puntare all'obiettivo non è sempre semplice. Quindi, da questo punto di vista, il supporto psicologico è fondamentale. Come ti dicevo, la diagnosi di infertilità per me è stato un fulmine a ciel sereno, perché io all'inizio ero convintissima che anche lì, andando tramite la PMA, tutto sarebbe andato benissimo, io sarei rimasta incinta subito, non avrei avuto problemi e tutta una bella storia. In realtà, io sono stata molto fortunata perché con la prima ICSI e col primo transfer sono rimasta incinta, quindi diciamo che poi alla fine la mia via è stata rettilineo, no? È stato un po' tortuoso all'inizio, però poi una volta che ho iniziato, gli astri, le stelle, come dico sempre, si sono messi in linea e hanno fatto in modo che io rimassi incinta. Però ad esempio durante alcuni esami che abbiamo fatto hanno scoperto che mio marito è portatore sano di fibrosi cistica, quindi abbiamo dovuto investigare un secondo livello genetico su di me. Cioè, diciamo che Io non sono sarei. state delle tappe nelle quali io ho sofferto tanto perché effettivamente non mi aspettavo che la ricerca di un figlio comportasse emotivamente, psicologicamente un impegno così grande. E quindi molto spesso in tutto questo percorso, anche quando ho fatto per esempio la stimolazione ovocitaria, quindi la stimolazione ormonale, perché per fare il pick-up ti danno degli ormoni che la maggior parte si fanno con delle punture e arrivi a fartene anche tre al giorno. Io che sono un'agofobica, a un certo punto al secondo giorno ho detto io mollo tutto e questa roba non la faccio perché non mi sento, quindi ecco, anche quello è stato un momento molto duro nel quale sono dovuta andare oltre e ringrazio mio marito che comunque in qualche modo è sempre stato al mio fianco e mi ha supportato anche in questo, cioè ci siamo supportati a vicenda, ma lui sicuramente mi ha supportato tanto in questo viaggio. Certo, perché poi, insomma, l'unione è importante, no? L'unione è Supportarsi a importante. vicenda è fondamentale per affrontare questi percorsi. Allora, tra poco dovremo avere in collegamento il dottor Mauro Pelagalli, che è direttore del Dipartimento Materno-Infantile presso l'AST di Macerata. Ma prima, Enza, guardiamo insieme questo servizio che trae spunto dalle ultime notizie, insomma, che circolano sui maggiori quotidiani. Sentiamo. In Italia sono in aumento le richieste per ricorrere alla fecondazione assistita. Di infertilità soffre il 15% delle coppie italiane, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. La nostra è una società che è profondamente cambiata rispetto a tanti anni fa. Prima di diventare genitori si cerca di raggiungere anche una stabilità occupazionale e relazionale e può capitare di rimandare così, ad età più matura, il progetto famiglia. Ma ecco che soprattutto le donne fanno i conti con il declino della curva della fertilità. Con il passare degli anni, infatti, la riserva ovarica diminuisce. Nel caso degli uomini, le capacità riproduttive possono essere influenzate anche da fattori esterni, un mix di variabili che, se combinate insieme, possono risultare un ostacolo inaspettato. Dinanzi ad una infertilità conclamata, si resta spiazzati. Eppure la scienza ha fatto passi da gigante, consentendo a tante coppie di accedere alla procreazione medicalmente assistita e di coronare il proprio sogno. Un mondo vastissimo che però troppo spesso resta nell'ombra. Si fa ancora fatica a parlare di infertilità anche per il senso di vergogna che si può provare dopo una determinata diagnosi. Per questo, oltre alla risposta della medicina, si cerca di lavorare anche sul fronte della comunicazione per aiutare le coppie in un percorso che in alcuni casi può essere agevole senza intoppi, ma che può risultare anche molto difficile e doloroso. Un grande lavoro da questo punto di vista lo sta svolgendo l'associazione Mamma in PMA, che oltre ad essere molto presente sui vari canali social, ha di recente promosso una serie di incontri nelle varie città italiane. L'associazione opera per la promozione e lo sviluppo della diffusione informativa circa la riproduzione umana, gravidanza e postpartum. Una community che si sta allargando sempre di più per dire ad ogni mamma in PMA non sei sola.
Enza, e tu non ti fermi mai, perché comunque gli incontri sono parecchi, gli appuntamenti diversi e diversificati anche attraverso dirette social. Ieri sera, per esempio, ce n'è stata una con la genetista, la dottoressa Marina Baldi. Tanti argomenti interessanti, perché poi ora oggi noi abbiamo poco tempo, ma le sfaccettature sono davvero infinite, direi, no? Dalla diagnosi preimpianto alla stimolazione, al pick up. Ora sono tutti termini tecnici che però, insomma, chi è in questo percorso conosce molto bene. Vero, vero. All'inizio l'idea è tutto è partito dalla community, dalla mia esperienza personale. Alla fine questa community ad oggi ha superato 30.000 follower e ha fatto 3 anni fondamentalmente a gennaio, quindi è veramente piccolissima a livello di tempo, è nata da pochissimo. L'anno scorso invece secondo me era necessario, insieme, diciamo, al gruppo di ragazze con cui dall'inizio abbiamo un po' instaurato un rapporto, e loro sono veramente le colonne, oltre che della community, quindi proprio diventate amiche, ma sempre conosciute sui social, ma ci accomuna il percorso. La cosa per assurdo è che ognuna ha un percorso diverso. C'è una persona che ancora non è riuscita ad avere la propria gravidanza, c'è una ragazza che ha problemi genetici, cioè ognuna ha la propria storia, però in qualche modo ognuna di noi cerca di dare una mano alle altre. L'obiettivo è quello proprio di supportare, non di sostituirci ai medici, non è quello che ci interessa, ma proprio l'idea di far passare il messaggio che non sei sola, quindi quello che dicevamo prima. Ovviamente Mamma in PMA, l'associazione, come dice, ha un ruolo istituzionale. Io, a differenza della pagina che racconta la mia storia personale e quindi in qualche modo racconto anche la mia quotidianità di mamma infertile con Manfredi e successivamente adesso, grazie nuovamente alla scienza, con Baby 2, l'obiettivo dell'associazione è proprio quello di divulgare, e lo fa attraverso i medici che fanno parte del comitato scientifico. Ad esempio Marina Baldi è una dei medici, ma ce ne abbiamo altri, abbiamo ginecologi, embriologi, quindi in realtà anche le ragazze che si rivolgono all'associazione hanno un ventaglio di professionisti che partono dalla ricerca di concepimento fino al postparto, addirittura li accompagniamo fino ai 24 anni, anche la logopedista. Cioè questo per me è fondamentale, perché chi fa un percorso di PMA e poi arriva ad avere la gravidanza non è vissuta come una gravidanza fisiologica. E tra l'altro successivamente anche il parto è un po' difficile, tutto quello che sono i mesi successivi sono difficili, quindi certo, per me era importante creare una rete di professionisti che dessero supporto. E come dicevi poc'anzi, l'idea di fare eventi sul territorio, quindi di fare gli aperitivi di Mamma in PMA nelle varie città, adesso è partito il progetto Storie Invisibili di Infertilità, lo stiamo sviluppando con i comuni, con la dottoressa Laura Ragosa stiamo sviluppando il progetto in forma ai medici di famiglia, perché troviamo che anche il loro ruolo sia fondamentale. Cioè abbiamo tante piccole cose, certo, che lavorano insieme, e tutto questo ovviamente è possibile perché l'associazione è riconosciuta come tale, quindi non mi muovo solo io come Enza Perna, ma si muove veramente un'associazione con tutta una serie Siete di una persone che ci credono fino grande in squadra. Io ho invitato oggi il dottor Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'AST di Macerata. Salve dottore, buongiorno. Mi sente bene? Dottore, mi sente? Buongiorno, io non vi sento però. Ah, non ci sente. Allora, cerchiamo di rimediare. Adesso sì. Ah, perfetto, perfetto. Sì. Allora, dottore, vado voi dritta. Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Vado dritta al dunque. Quando viene consigliato di ricorrere alla PMA? Quando si parla di infertilità, dottore? Ecco, questo è un tema importantissimo. Intanto, complimenti alla dottoressa Perna per l'associazione, complimenti anche a voi per aver organizzato una discussione su questo argomento. Ma direi che compito di un ginecologo, diciamo, accreditato, bravo, è quello proprio di capire quando è arrivato il momento di dare alla coppia di rivolgersi a un centro per la protezione assistita. Questo però non può essere fatto senza aver fatto prima tutto lo studio che inerente, cioè che riguarda la coppia, per capire quali possono essere state le condizioni che hanno impedito una normale fertilità. Perché oggi, come avete già poc'anzi detto, i centri di fertilità possono modulare il tipo di fecondazione sulla base delle patologie che sono state evidenziate
durante lo studio della coppia dal ginecologo curante. È ovvio che indirizzare una coppia in un centro senza aver fatto prima questo studio riduce fortemente le possibilità di successo. Quindi venire a scoprire la presenza di un'endometriosi o di una bassa riserva ovarica anche in soggetti giovani affetti da questa malattia, oppure scoprire che c'è stata un'infezione che ha danneggiato le tube, per cui le tube sono dilatate e riversano un liquido tossico all'interno dell'utero, le malformazioni uterine congenite, la presenza di un'infezione all'interno dell'endometrio che viene difficilissimamente evidenziata. O dall'altro lato, un fattore maschile che è borderline, nel senso è un fattore che per molti può sembrare normale, ma che normale non è, è il presupposto per poi avere un buon successo al momento in cui noi accediamo ad un centro di fertilità. Esatto, quello che stiamo vedendo adesso, cioè che di infertilità ne soffre il 15% delle coppie, è anche legato ad un progressivo spostamento dell'età del concepimento. Questo fenomeno è un fenomeno, possiamo quasi definire irreversibile, perché sono cambiate le condizioni della società. Per cui la coppia che desidera avere una gravidanza, spesso e volentieri si presenta a questo, a questo punto di arrivo molto più tardi di prima, quindi dai 35, 37, 38, 40. Quindi è compito del ginecologo curante saper capire quali potranno essere le possibilità sulla base di quanto evidenziato dallo studio clinico e sulla base del tipo di PMA consigliato. Oh, dottor Pelagalli, al netto ovviamente di tutti gli esami del caso, no? Gli approfondimenti dovuti anche nel corso del percorso, qualora ci sia un fallimento, io vorrei, siccome abbiamo poco tempo, che lei potesse inviare un messaggio alle donne, specialmente alle donne che ci ascoltano, qualora siano in corso in qualche fallimento, ecco, io lo chiamo così. Non bisogna Ma perdere guardi, la speranza e provarci fino alla fine, ecco. assolutamente, assolutamente, mai perdere la speranza. Io sono uno di quelli, sono uno di quelli che insiste fino alla fine, nelle diverse possibilità. Però quello che voglio dire è che, molto spesso l'insuccesso nasce dal fatto che non sono state prese in considerazione tutte le variabili. È ovvio che, mi permetta di dirlo, la prima cosa che ancora non viene fatta in tutti i centri è la diagnosi preimpianto. Cioè, ormai è acclarato il fatto che il nostro embrione prodotto dalla coppia in studio può essere bellissimo alla morfologia, bellissimo come sviluppo, ma non è detto che sia altrettanto perfetto dal punto di vista genetico. Pertanto io dico a queste donne di richiedere sempre che il centro effettui una diagnosi preimpianto genetica, perché è ovvio che se noi mettiamo all'interno dell'utero un embrione sano, abbiamo un'alta percentuale che questo attecchisca, perché è forte come se fosse l'embrione di una giovanissima donna. Se noi invece inseriamo all'interno dell'utero un embrione che morfologicamente è bello, ma che geneticamente è alterato, non avremo mai il successo che ci aspettiamo. Lei tenga conto che quando facciamo un impianto di un embrione e lo facciamo senza diagnosi preimpianto, la percentuale di successo anche in giovani donne si attesta intorno al 30-35%. Quando noi utilizziamo un embrione studiato geneticamente, questo lo possono fare tutti i centri accreditati per PMA, la percentuale di successo schizza al 45, 50, fino in alcuni casi al 60, il che vuol dire avere grandi probabilità di un buon risultato. Quindi, al di là dello studio che deve essere fatto dell'utero, delle tube e così via, delle infezioni, della trombofilia, è molto importante sapere bene che cosa inseriamo all'interno dell'utero, cioè la qualità di questi embrioni che andiamo ad impiantare. Questo, secondo me, è il messaggio che tutte le donne dovrebbero recepire Grazie. e chiedere.
Grazie chiedere al centro professore. di riferimento. Il tema è vastissimo e spero che Sì. potremo tornarci anche con il suo supporto. Intanto la ringraziamo per questi input importanti che ci ha dato. Quindi la salutiamo. Grazie al dottor Mauro Grazie Peragalli, che è direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'AST di Macerata. Io torno da Enza. Enza, vorrei ricordare la pagina Cominciamo 123 per seguirti, il sito di mammainpma.it, dove si possono insomma reperire ulteriori informazioni, iscriversi e quindi supportare la community. Grazie Stefi, grazie anche al dottore. Sì, noi siamo molto attivi sui social, facciamo tantissime attività appunto divulgative come dirette, incontri, eccetera. Quindi anche qualche ragazza che magari si sente un po' così spaventata dall'idea, eccetera, la invito comunque a fare un salto, a scrivermi in privato, lo troverà o da me o dalle altre ragazze. E ci tengo particolarmente perché, come diceva il dottore, la tempistica è fondamentale. Grazie, grazie per quello che fate, grazie per esserti raccontata, vera mattina. Grazie ad Enza Perna. Grazie Stefi, buongiorno a tutti, arrivederci. Arrivederci Enza. Allora, noi torniamo in studio, ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi ovviamente torneremo, c'è ancora molto da raccontarvi. Una storia dopo la pausa pubblicitaria è quella che riguarda l'alluvione dell'Emilia-Romagna, dove ad essere immortalato è stato Simone Baldini, un campione paralimpico che in carrozzina spalava il fango. Diventerà Cavaliere della Repubblica, l'onorificenza gli verrà conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e noi avremo in collegamento per un'intervista proprio Simone Baldini. A tra poco.